Reels, ossia una serie di immagini catturate a intervalli di tempo regolare e poi unite in un'unica clip. Le nostre GoPro ci offrono due diverse possibilità di timelapse, ossia la registrazione di temporizzati, foto oppure video. Ma qual è la differenza fra i due e quando usare uno e quando usare l'altro? Beh, partiamo coi video. Allora, video, ragazzi, è sempre il solito discorso. Vogliamo un video fatto e finito, pronto a essere caricato sui nostri social o utilizzato nei nostri video su YouTube? Beh, è molto semplice. Andiamo con un timelapse video, quindi un video temporizzato. In questo modo la nostra clip sarà fatta e finita. Naturalmente, come sempre, vi ricordo di regolare l'ISO tra i 100 e gli 800 a seconda delle condizioni. Chiaramente, se siete di sera, andiamo un po' più alto. E ancora, di scegliere se volete un colore piatto o un colore GoPro, a seconda sempre se volete un video fatto e finito o se lo andrete a post-produrre come color. Naturalmente, come sempre, nel caso dei timelapse video, io vi consiglio di registrare alla massima risoluzione possibile, quindi 4K o 2.7. Se poi il vostro timelapse è destinato a un semplice social, beh, 1080 va più che bene. L'intervallo tra un fotogramma e l'altro per il nostro timelapse che noi possiamo impostare, beh, anche lì dipenderà dalla situazione. Partiamo da 0.5 secondi fino a 30 secondi. Naturalmente, se abbiamo un arco di tempo molto lungo, andremo su tempi più lunghi, quindi che so, vogliamo filmare un bel tramonto, una bella alba, oppure un cielo stellato notturno che scorre, andremo magari su 10, 15, 20 o addirittura 30 secondi, a seconda, come detto prima, della vostra situazione. La funzione invece di timelapse tramite le foto, quindi foto temporizzate, è leggermente diverso perché in questo caso la nostra action cam andrà a scattare tutta una serie di fotografie in sequenza, sempre a intervalli da noi stabiliti, per poi andare noi stessi in post-produzione a unire tutto quanto e realizzare il nostro video. È chiaro che in post-produzione il lavoro sarà diverso e sarà anche più consistente, perché naturalmente non solo dovremo unire le nostre foto, ma dovremo anche andare ad effettuare tutta quella serie di correzioni perché la nostra foto e quindi il nostro video finale sia perfetto. E quindi cosa andremo a fare? Beh, magari importiamo tutte le nostre foto su Lightroom e da Lightroom, andando a correggere la color di una foto, facciamo un bel copia e incolla dei vari settaggi e le correggiamo tutte quante, andando poi ad aggiustare, a seconda del tempo che è trascorso, un attimino le varie regolazioni. Una volta che le nostre foto saranno pronte, le potremo esportare da Lightroom e importare nel nostro software di editing video per poi andare a realizzare il nostro video timelapse. Anche per quanto riguarda il timelapse foto, naturalmente le nostre impostazioni varieranno a seconda della situazione. Naturalmente non possiamo modificare la qualità come facciamo per un video, perché poi quello lo faremo noi direttamente in post-produzione, però possiamo settare intanto ProTune per scegliere e regolare gli ISO e tutto quanto, e soprattutto possiamo scegliere, come per quanto riguarda i video, l'intervallo di scatto, quindi da 0,5 secondi fino a 10, 15, 20 o 30 secondi. Quindi, per concludere questa sezione, quando usare un video temporizzato e quando le foto temporizzate? Come sempre la risposta è molto semplice: volete una cosa fatta e finita per i vostri social, andate col video temporizzato. Volete invece post produrre e che quindi ci sia una qualità maggiore e soprattutto che sia più personalizzato e più vostra come cosa? Foto temporizzate. Se volete sapere come realizzare un video timelapse con le foto, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, contattatemi o contattate la community, come già detto in precedenza, e avrete tutte le risposte che vi servono.